Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Secondo molti, l'alleanza con il PD sarebbe solo tattica per Luigi Di Maio, nient'altro che una tattica. E su questo non ci sarebbero quasi dubbi, perché l'alleanza nasce esclusivamente per non far governare Matteo Salvini e tutto il centrodestra. Ma si parla di una leadership collegiale, una probabile leadership collegiale. I nomi sono questi che si fanno: Di Maio, Di Battista e Paola Taverna, che avrebbe stretto un patto di ferro con Di Maio. E poi Carla Ruocco e un uomo di fico. Questo dovrebbe essere una sorta di direttivo che decide insieme. Quindi formato da Di Maio, Di Battista, Paola Taverna e Carla Ruocco e un uomo di fico. Cinque persone che decidono insieme. Un organo di traghettatori, magari già deciso giovedì con la congiunta. E Crimi? Beh, dicono che è infuriato, stufo di essere preso a schiaffi da tutti, compreso Casaleggio, che ha fallito il blitz evocato da Di Battista, cioè un voto anticipato del leader su Rousseau. Proprio per questo in molti ora temono una sorpresa dal figlio del fondatore. Di quale sorpresa si tratti e nell'esattezza non lo sappiamo. Ma intanto ci sono altre questioni nel Movimento 5 Stelle. Si è parlato a lungo di scissione, interviene anche la Lezzi che dice: rischiamo di scomparire, serve una nuova leadership, non l'intesa con la sinistra. E questo l'ha capito Barbara Lezzi, perché la sinistra, l'unica missione della sinistra è contrastare Matteo Salvini. Prima era contrastare Silvio Berlusconi, adesso è contrastare Matteo Salvini. In un futuro sarà contrastare Tizio o Caio, che sarà alla guida del centrodestra. Naturalmente la Lezzi ha capito che i partiti che nascono per contrastare qualcuno, i partiti contro qualcuno, non servono a nulla, tantomeno fare un'alleanza con la sinistra che costruisce il suo partito contro Salvini. E poi sarebbe anche un doppione, perché c'è già il PD contro Salvini. Se si fa un Movimento 5 Stelle contro Salvini, risulta una fotocopia della sinistra. E già gli odiatori di Matteo Salvini convogliano tutti nell'area di sinistra. Quindi lei dice: l'intesa con la sinistra non è la soluzione. E ha visto perfettamente quello che vi raccontavo proprio un attimo fa. L'alleanza con la sinistra non è la soluzione per far rinascere un Movimento 5 Stelle che ha esaurito i suoi colpi in canna, perché la sua spinta populista si è esaurita con questo referendum, perché in realtà non ci sono altre cose che il Movimento 5 Stelle vuole fare nel programma. C'erano i grandi temi, il no alla TAV, il taglio dei parlamentari, e sono già stati fatti, il reddito di cittadinanza fallimentare. Quindi sulla TAV non ci sono riusciti, sul reddito di cittadinanza ci sono riusciti, ma è risultato fallimentare, e sul taglio dei parlamentari ci sono riusciti. Quindi la loro visione l'hanno parzialmente realizzata. Naturalmente il giornalista chiede a Barbara Lezzi sull'esito del voto, dice: lei è molto critica, e lei dice: bisogna ammetterlo, è stato un disastro, abbiamo perso ovunque. E tanto, il 70% che ha votato sì al referendum non ha votato per noi. Certo, non c'è da confondere il sì al taglio dei parlamentari con i votanti del Movimento 5 Stelle. Il sì al taglio dei parlamentari è arrivato un po' da tutti i partiti, e il no è arrivato un po' da tutti i partiti. Se voi avete visto, anche nel PD c'è ad esempio Prodi che ha votato no e tanti altri. Quindi non è che il centrodestra ha votato no e il centrosinistra ha votato sì. È stata una cosa trasversale, e quel 70% di sì non si può ricondurre assolutamente solo agli elettori del Movimento
5 Stelle. Di Maio critica Crimi sulle regionali, chiede il giornalista alla Lezzi, che risponde: credo che l'errore sia stato non organizzarle per tempo. C'era un anno intero, certo c'è stata l'emergenza Covid, ma questo non giustifica il ritardo. Non credo che Crimi abbia colpe, lui ha fatto un buon lavoro in un momento concitato. Di Maio inoltre non dice come le avrebbe organizzate. La responsabilità non è sempre di qualcun altro nelle riunioni tra i vertici. Vito non è mai mancato. Quindi quello che dicono anche altri big del Movimento 5 Stelle è questo: beh, a criticare siamo bravi tutti, però Di Maio, che ambisce a ritornare come capo politico e si comporta da capo politico perché tutto gira intorno a lui. Vito Crimi è semplicemente un passacarte, come lo definiscono il Movimento 5 Stelle. Non può dire: ah, è Crimi che non ha organizzato le regionali almeno un anno prima. Poteva organizzarle tranquillamente lui, visto che sta giocando a fare il capo politico da sempre, doveva organizzarle lui le regionali. Quindi, di chi sono qua e quali sono le colpe delle alleanze? E la Lezzi dice: beh, il problema non sono le alleanze, abbiamo perso in Puglia, in Campania, basta guardare la Liguria e alcuni comuni, la sconfitta riguarda solo il Movimento 5 Stelle. Anche questa riflessione è intelligente perché dice: basta guardare la Liguria, lì siamo andati uniti e non abbiamo vinto, abbiamo perso con una distanza di 15 punti percentuali, quindi il problema non sono le alleanze. Il problema è un problema interno al Movimento 5 Stelle, un problema di disaffezione del popolo grillino che se n'è andato in gran parte via tutto, sono tornati ai vecchi partiti di origine. E quindi dice il giornalista: beh, da noi gli elettori si aspettano determinazioni, i candidati hanno scontato le indecisioni, ma secondo me non è questione di indecisioni, è questione di mancanza di programmi. Però c'è anche chi dice: beh, ma anche il PD non ha nessun programma e ha il 20% dell'elettorato. Anche questa è una riflessione interessante. Perché il PD che non ha nessun programma ha il 20% e perché si dice che a livello nazionale il Movimento 5 Stelle, che ormai è svuotato, ha il 15-16% dell'elettorato? Tra PD e Movimento 5 Stelle il 36%, una persona su tre, vota questi due partiti che non hanno nessun programma. Perché? Questa è una grande domanda. Forse perché chi è di sinistra comunque vede in loro la casa e ci sta lo stesso. Dice: beh, comunque sia, devo votarli perché non posso votare dall'altra parte. Questa dovrebbe essere l'unica spiegazione plausibile. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook Tele Italia e nell'altro canale di YouTube Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.